Tribù Rossonera, amici del Marietto, ma soprattutto amiche, bentornati e bentornate all'appuntamento serale con il vostro Marietto Milanista. Però attenzione, perché anche oggi, per la seconda volta, questo video è un featuring, è una collaborazione con Fabio Rossonero. Infatti, oggi abbiamo deciso di unire due tra gli scontri titanici che ci sono tra Juve-Inter in Italia e Real Madrid-Barça in Spagna, perché sono come due derby fondamentali. Per quanto notizie di ultima ora, il derby d'Italia Juve-Inter non si giocherà né a porte chiuse e né in nessun modo fino al 13 maggio. Quindi già vi invito da adesso, domani sera, a, se avete come si dice, DAZN, di entrare nel canale DAZN, perché vi potrete vedere il grande classico tra due squadre, tra due club, tra i più importanti al mondo, e di cui uno è proprio il Football Club Barcelona, nato come noi nel 1899, squadra di cui simpatizzo molto perché vivo anche in questa città, quindi spero che il Barça, visca Catalunya, domani riesca a vincere in un campionato dove in questo momento la vede al primo posto con 58 punti e al secondo giusto il Real Madrid a 53. Quindi sarà una partita accesissima per varie ragioni che comunque entrano anche nella sfera politica e sociale del paese. C'è stato negli ultimi anni una spaccatura molto evidente tra la Catalogna e la Spagna e il Barça rappresenta i valori del catalanismo, mentre il Madrid rappresenta i valori dello spagnolismo che si vengono a scontrare continuamente anche a livello politico e sociale. Pensate solo che nella storia di questi due club, quando ci sono stati giocatori che sono passati da una parte all'altra, è successo il finimondo, dal primo caso di Di Stefano che era venuto al Barça, però visto che c'era il regime franchista, questa cosa non andava giù. Franco era il dittatore di Spagna e grandissimo tifoso del Real Madrid e ha voluto togliere questo grandissimo giocatore Di Stefano degli anni 50-60 e portarlo al Madrid. Fu il delirio tra i Vikingos, i Vichinghi, come venivano chiamati i Blancos del Madrid e i culé del Barça. Queste due, a parte loro, a parte Di Stefano, poi ci sono stati altri casi, quello di Luis Figo. Luis Figo addirittura è stato accolto con una testa di porco durante la partita, al ritorno a Barcellona quando giocava nel Real Madrid. Luis Enrique invece fece la via inversa, dal Real Madrid al Barça, divenne un grande idolo dei catalani. Miki Laudrup un po' meno, però passò sia dal Barça, andò al Madrid. Eto'o dal Real Madrid dopo 1 o 2 anni, se non sbaglio, in prestito al Mallorca, poi passò al Barça. E per finire, Ronaldo, il fenomeno, il brasiliano che tutti conosciamo, che giocò in Italia nell'Inter, che fece una stagione strepitosa nel Barça, se non mi sbaglio, 96-97, 97-98. Per poi passare dopo qualche anno, dopo che era stato nell'Inter, al Real Madrid e infine poi venne anche al Milan, tra l'altro, che giocò poco, però quel poco ci fece divertire molto. Detto questo, questa partita è la 243esima e siamo come alla pari: 95 vittorie a testa e 52 pareggi, quindi sarà una bomba veramente di partita. Titoli non vi sto neanche a dire, sono due squadre tra le più titolate al mondo. Il Barça nella Liga c'ha 26 titoli, il Madrid 33, nella Coppa di Spagna 30 il Barça, 19 il Madrid, Supercoppa Spagnola 13 il Barça, 11 il Madrid, Champions 5 il Barça, 13 il Madrid, vecchia Coppa UEFA 2 il Madrid, 0 il Barça, vecchia sì, anche la vecchia Coppa delle Coppe, il Barça ne ha 4 e 0 il Madrid, 5 Supercoppe europee per il Barça e 4 per il Madrid e infine 7-3 la vincita delle coppe intercontinentali mondiali per club del Madrid nei confronti del Barça, cioè stiamo parlando veramente di due super club. Quindi, ragazzi, io adesso vi lascio al mio carissimo amico e fratello rossonero, il mio amico Fabio Rossonero. Entrate nel suo canale, chiaramente iscrivetevi a proprio
proprio mansalva, dategli tac 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 tac, cioè proprio deve sfondarsi di iscrizioni e like. E dal vostro Marietto Milanista, sempre con il mio cuore rosso-nero, faremo un fine settimana all'insegna ancora di porte chiuse. Però ricordatevi sempre, Forza Milan, ovunque e comunque. Ciao! Diavoli rossoneri e non, benvenuti in questo appuntamento serale e benvenuti a questa collaborazione con il Marietto Milanista. Vi invito nuovamente ad andare a cliccare sul link del suo canale che troverete qui sotto in descrizione, ad andare a iscrivervi perché è un grande, racconta benissimo qualsiasi argomento che porta sul suo canale ed è un amico, quindi vi invito davvero ad andare a visitare il suo canale. Detto ciò, stasera porteremo un confronto molto curioso tra quello che è il classico a Barcellona in Spagna e a quello che è invece il derby d'Italia che si dovrebbe giocare domani sera. Io dico dovrebbe perché in questo momento il video lo sto registrando di mattina, quindi tra qualche ora dovrebbe esserci ufficialità e c'è la possibilità che per il coronavirus venga rinviata la partita. Detto ciò, andiamo subito ad analizzare un dato molto curioso, cioè il perché viene chiamato Derby d'Italia. È un nome che è stato dato nel 1967 dal giornalista Gianni Brema, che conia questo termine andando a unificare, diciamo, il confronto tra queste due squadre che, pur essendo di città diverse, di posti diversi, hanno una forte rivalità. Tra l'altro, più o meno negli anni 60 fino anche al 94, Juventus e Milan erano, scusate, Juventus e Inter erano le due squadre che avevano vinto di più. L'Inter aveva vinto 10 scudetti e la Juventus ne aveva vinti 14, quindi qualcosina in più. Poi dal 94 invece al 2006 fu il Milan a dominare in quanto scudetti e infatti tanti milanisti poi si andarono giustamente a infuriare per questo termine dicendo perché non chiamiamo anche Milan-Juventus la sfida del derby d'Italia, giustamente da una parte. È molto curioso anche perché, come dicevo precedentemente, anche per Milan-Juve questa sfida fa parte del triangolo industriale tra potenze italiane che hanno fatto la storia e fanno la storia anche dal punto di vista sociale ed economico, che rappresentano quindi una delle maggiori attività a livello industriale. Andiamo però, chiudendo questa parentesi, ad analizzare Juve-Inter oggi. Quali sono i dati alla mano? I dati alla mano sono che ci sono 173 precedenti che vedono la Juventus vincere 88 volte, l'Inter vincere 46 volte con 44 pareggi. Si giocherà all'Allianz Stadium e l'ultima volta che l'Inter vinse in casa della Juventus fu nel 2012 per 3-1. Quindi è difficile andare a giocare allo stadium per l'Inter, come per qualsiasi altra squadra al momento. Come ci arrivano le due squadre? Le due squadre ci arrivano con la Juve che è prima a 60 punti, l'Inter è terza a 54, ma con una partita in meno. Quindi c'è da fare molta, molta, molta attenzione. La curiosità è che al momento Inter e Juve sono le due squadre che insieme all'Atalanta hanno segnato di più e che nella prima parte della stagione hanno preso meno gol, anche se poi dal 2020 in poi l'Inter ha preso già 3 gol, mentre la Juve è a 0. I due personaggi, i due calciatori da tenere in considerazione per questa sfida sono sicuramente Cristiano Ronaldo, che ha già segnato 11 gol di fila e va verso il dodicesimo, e Lukaku, che totalmente ha realizzato ben 23 gol in totale tra Coppa Italia, sfida in Europa, campionato, eccetera. Benissimo. Detto ciò, ragazzi, spero di essere stato abbastanza chiaro per quanto riguarda queste curiosità. Vi lascio e ciao a tutti, a domani.